Allora, visto che si è parlato di San Nicola, che domani tra l'altro ci sarà, è una cerimonia voluta sempre in questi due giorni così di Templari qui a Ceccano, in cui l'amministrazione comunale svelerà praticamente il restauro del portico. Qui c'è con noi e saluto la restauratrice, la dottoressa Anna Paola Garberini, che ha tra l'altro fatto il grande onore, fammi vedere anteprima alcune cosette che ha riscoperto. Quindi c'era anche questo momento anche emozionante, perché qua veramente stiamo riportando, riconsegnando alla cittadinanza dei beni storici monumentali notevoli. Abbiamo visto il castello, la sala e adesso questo, il portico di San Nicola, e domani quindi ci spiegherà anche quindi proprio sul posto. Quindi invito tutti a essere presenti. Alla fine della presentazione del restauro e allo scoprimento insomma del portico partirà l'itinerario del mistero, quindi l'appuntamento è per tutti attorno alle 18, se non sbaglio, nella piazzetta proprio di San Nicola davanti alla chiesa. Quindi vediamo però anche alcune cose che sono state scoperte non restaurando la chiesa, ma facendo una ricerca su fotografie e su altre immagini, un lavoro di comparazione. L'ha fatto praticamente Alessio Patriarca, un giovane di Ceccano. Noi siamo contentissimi perché così noi diamo il testimone, no, ai ragazzi, ai giovani, e altrimenti il nostro lavoro sarebbe sì, fine a se stesso, non sarebbe nulla, sarebbe sterile. Do la parola ad Alessio che ci illustrerà alcune scoperte con delle comparazioni che ha fatto lui a proposito di San Nicola. Quindi dopo lui sarà l'intervento di Mario Tiberia su un simbolo utilizzato anche dai Templari, scoperto in un'altra chiesa di Ceccano, e poi il momento più atteso che terminiamo praticamente la serata. Quindi riusciamo ancora, vi chiedo un attimo di pazienza in questa lunga serata, ma ne vale veramente, veramente la pena. Prego Alessio della parola. Grazie mille, buonasera a tutti. Le concordanze di simboli templari nella chiesa di San Nicola e le immagini inediche costituiscono un tema impegnativo che vedrà illustrare la presenza dei simboli nella chiesa di San Nicola con un metodo nuovo, il metodo della comparazione organica multidisciplinare, che utilizza i criteri dell'arte sacra, l'architettura, lo studio storico dello stile, i metodi di realizzazione, la presenza di opere in vari siti realmente appartenuti all'ordine templare, comparandoli con simboli presenti a Ceccano nella chiesa di San Nicola, in modo da passare da una somiglianza remota ad una somiglianza prossima, per consentire la concreta attribuzione dei simboli di Ceccano ad una committenza in qualche modo legata ai Templari. Con immagini ad alta risoluzione passeremo in rassegna alcuni particolari della chiesa di San Nicola, confrontandoli con opere simili presenti nelle chiese italiane e straniere, con risultati davvero sorprendenti ed inconfutabili, che consentiranno una migliore conoscenza e datazione degli elementi di Ceccano ed una loro attribuzione al grande movimento artistico religioso ispirato per secoli all'ordine templare. Le immagini, divise in varie brevi sezioni, saranno proiettate e illustrate in modo da permettere a tutti i presenti di poter apprezzare maggiormente la grande ricchezza e il valore delle opere presenti nella chiesa di San Nicola. Questi simboli racchiudono una grande potenza evocativa e costituiscono un messaggio iniziatico anche per secoli futuri. Per introdurre la storia della chiesa di San Nicola, partiamo dalla notizia più antica che ci è pervenuta negli Annales Ceccanenses, o Cronaca di Fossanova, dove viene narrata la cerimonia solenne della consacrazione della chiesa di Santa Maria a Fiume nell'anno 1196. Nel documento si precisa che il vescovo di Terracina, Tedelgario, presente alle cerimonie, venne ospitato con tutto il suo seguito nella chiesa di San Nicola. Notizia doppiamente preziosa: da un lato conferma che la chiesa di San Nicola era già costruita in quell'anno, nel 1196, dall'altro lato pone il primo legame con l'ordine del Tempio, in quanto una delle maggiori sedi templari in Italia era situata proprio nella diocesi di Terracina, da San Felice Circeo a tutta la costa che da Terracina conduceva ad Anzio. Secondo i documenti storici ormai noti, i Templari lasciarono San Felice Circeo nell'anno 1259. Non è opera di fantasia precisare che nell'ampio seguito ufficiale del vescovo di Terracina, nel 1196, vi fossero come scorta militare e guardia armata proprio i Templari di quella città, che avevano fra i principali scopi proprio la protezione del vescovo diocesano. Di certo, in più, resta l'interrogativo seguente: il vescovo di Terracina sostò e alloggiò proprio nella chiesa di San Nicola, in quanto chiesa con un legame diretto e già consolidato con l'ordine templare? Nel testamento del conte Giovanni de Ceccano, rogato nell'anno 1224, troviamo che il signore di Ceccano lascia alla chiesa di San Nicola un mulino con un opificio per la lavorazione della lana, per la celebrazione di una messa solenne perpetua in suffragio della sua anima.
Non possiamo qui ripercorrere i vari motivi costruttivi della chiesa, che da romanica viene poi trasformata in stile gotico, lettura che si può fare benissimo nella verifica della muratura esterna della chiesa stessa. Lasciamo ora la parola al grande storico dell'arte francese, Camille Allart, che ne fece preziosa descrizione nel 1894 nel volume sulle origini francesi dell'architettura gotica in Italia, pubblicato a Parigi nel 1894. La chiesa di San Nicola, parrocchia della città alta di Ceccano, esisteva già prima del 1196. Essa fu abbattuta verso la fine del XIII secolo. Il portale, che si apre a sud-ovest, offre più interesse che tutto il resto del monumento. A proposito del portale, Ellart segnala il grande archivolto a foglie d'acanto e le due colonne con capitelli, molto ben contornati e con due anelli ornati da nastri di talci floreali molto simbolici, e conclude scrivendo: l'acqua santiera ha il medesimo stile del portale. Ora introduciamo la prima sezione di immagini, iniziando da due foto di inizio Novecento del campanile della chiesa e del portale. Segue poi la preziosa foto inedita di fine Ottocento, proveniente da un archivio nobiliare di Ceccano. In questa foto sono nettamente visibili due importanti simboli gotici posti alla base dell'arco di foglie d'acanto, che purtroppo attualmente sono completamente scomparsi alla vista, cancellati a causa degli agenti atmosferici. È l'unica testimonianza che ci resta sulla presenza di questi elementi sul portale. Questo è della parte sinistra, vedendo il portale di fronte, e questo meno divisibile sulla parte destra. Il restauro, curato in questi ultimi mesi con grande perizia proprio della dottoressa Anna Paola Garberini, ha permesso una migliore rilettura della testina del monaco, posta come chiave di volta del portale, che appare ora con una barba molto ben cesellata e con tratti non grotteschi, ma sereni e quasi sorridenti, che guarda simbolicamente in direzione di chi entra. Di grande interesse appare anche la croce bilobata posta al centro del frontone dell'architrave, così come la rosa a cinque petali e il fiore di giglio, nell'anello della colonna di sinistra, la raffigurazione nel capitello di sinistra, uno dei conti di Ceccano, che aveva contribuito alla costruzione della chiesa. Se si segue lo sguardo la figura del conte entrando in chiesa, si giunge direttamente la piccola lapide dell'iscrizione del conte Berardo II di Ceccano, che aveva fatto costruire un arco ed una colonna della chiesa rinnovata alla metà del XIII secolo. Sugli stipiti del portale sono scolpite due croci potenziate. La croce potenziata è una croce alle cui estremità sono posti dei segmenti perpendicolari che la trasforma in una croce ad otto punte. La croce ad otto punte è detta anche croce delle beatitudini, ha un notevole significato simbolico e mistico, richiamando direttamente il principio ottonario. Le croci potenziate di San Nicola in Ceccano possono essere messe in relazione con le croci potenziate di realtà templari, come la Badia di San Savino a Pisa, che vediamo nelle due foto. Un raffronto suggestivo possiamo farlo tra l'interno della chiesa di San Nicola, così come era delineato fin dall'inizio del Novecento, e la chiesa crociata di Abu Ghosh in Palestina. Si noterà una certa somiglianza complessiva nella costruzione, appunto nella disposizione dei gradini che conducono al presbiterio. In entrambi i casi i gradini finiscono sul corpo delle colonne e delimitano un ampio presbiterio. Nella fotografia di San Nicola, al momento la più antica conosciuta, in cui è ritratto l'interno della chiesa, si possono indicare le tombe antiche della chiesa, una di fronte all'altare dell'Addolorata e l'altra posta ai piedi dell'altare maggiore. Secondo la testimonianza della signora Enrichetta Rosati, moglie di Alessandro Amati, che per moltissimi anni collaborarono con l'abate di San Nicola, Monsignor Sindici, nella tomba ai piedi dell'altare maggiore vennero rinvenuti molti corpi, alcuni dei quali con un grande crocifisso sul petto. Ora passiamo all'acqua santiera, che fu scolpita in un unico blocco di pietra e posizionata nella lavata laterale di destra, subito entrando nel portale. È strutturata in una forma ottagonale e formata da cinque sezioni finemente scolpite. Nella parte frontale è raffigurata una rosa a cinque petali, simbolo della Vergine Maria, molto caro a San Bernardo di Chiaravalle e ricorrente più volte in questa chiesa. Nelle sezioni laterali sono presenti altri due motivi floreali, e sul lato sinistro si conclude con due gigli e sul lato destro con un fiore a quattro petali nella zona più nascosta dell'acqua santiera. Il simbolo templare dopo la croce, che caratterizzò come una firma i templari, fu il giglio a tre petali, noto in Francia come il fleur de lis. Il fiore di Lis è onnipresente sia a cappella templare di Monsonnet sia nelle cattedrali gotiche. Il fiore appare nello stemma dei re di Francia e della città di Firenze.
Per quanto riguarda i templari, il fiore è citato dal celebre versetto del Cantico dei Cantici, Ego flos campi et lilium convallium, ripetuto e commentato molte volte da San Girolamo e San Bernardo. Quindi non è raro, fino alla fine del XII secolo, vedere Cristo rappresentato tra gigli stilizzati. Questo fiore lo ritroviamo con i tre petali, quale preciso simbolo trinitario, cioè il Padre, il Scusa Alessio, Figlio. solo fare una cosa. A parte che stiamo rivedendo i simboli che ci ha fatto vedere prima il professor Giovanni Feo, poi, andando velocemente, non l'ho indicato, se vi ricordate l'acqua santiera dell'auricola, oltre alla croce patente sopra e il fiore della vita sotto, ai lati ci sono due giglie, simili a questi, quindi vedete che ritornano tutti questi simboli, sempre qui nella zona della Contea di Ceccano. Scusa, prego. Sulla parte di destra c'è il fiore a quattro petali. Utilizzando quattro semicirconferenze, i templari disegnarono un fiore a quattro petali in relazione alla sua forma quadrilobata. Il numero 4 rappresenta i bracci della croce templare. 4 sono i suoni del tetragramma sacro Yahweh, il nome divino ebraico. 4 sono gli elementi del cosmo, formato da fuoco, aria, acqua e terra. E 4 sono i punti cardinali, i quattro sostegni del cielo, i quattro venti. Sì. Allora, ritorno di nuovo al discorso della tetrachi sacra che sta dicendo il professor Feo, cioè, praticamente stiamo parlando, lì stavamo nella Tuscia, nella zona etrusca, e qua stiamo nel Basso Lazio. Cioè, è chiaro quindi che c'è stata questa sapienzialità che è passata, che ha attraversato l'Italia, che è arrivata anche qui in questo territorio. Mi sembra una cosa abbastanza evidente, insomma. Quindi ecco perché è interessantissimo il lavoro di comparazione che ha fatto Alessio praticamente. Sì, Ovviamente, essendo più ovviamente. nascosto, anche molto consumato. Certo, poi un simbolo quando deve essere solo per pochi eletti, lo metto nascosto ovviamente, no? Non lo metto visibile, questo è ovvio. Sì. Prego. L'apparato decorativo dell'abside della chiesa templare di San Bevignate a Perugia evidenzia con estrema chiarezza una serie geometrica regolare di fiori a quattro petali. Il fiore a quattro petali, nella sua versione del nodo dell'Apocalisse, costituisce un particolare elemento architettonico della chiesa, come quello raffigurato sulla soglia della finestra della chiesa templare di Ognissanti a Trani, nell'abbazia cistercense di Fontenay in Francia, e sulla facciata dell'abbazia di Sant'Erasmo a Veroli. Nelle nostre immagini vediamo il raffronto fra il fiore a quattro petali dell'acqua santiera di San Nicola con i fiori a quattro petali di San Bevignate e con un prezioso reliquiario templare dove si nota chiaramente una suggestiva successione di fiori a quattro petali. Sulle due parti laterali e sulla parte sopra sono sempre presenti questi fiori a quattro petali. L'Agnus Dei. L'Agnus Dei è il simbolo cristologico per eccellenza, l'espressione latina traducibile in agnello di Dio. Deriva dalla nota formula giovannea che allude al momento eucaristico contenuta nell'omonimo Vangelo al capitolo 1, versetto 19. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Nel Nuovo Testamento Giovanni non è l'unico a servirsi dell'agnello per identificare la figura del Cristo. Anche San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, individua in Gesù Cristo l'agnello. Ma è nell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo che la complessa e mirabile iconografia dell'agnello mistico raggiunge il suo massimo simbolismo. L'agnello rappresenta il sacrificio cruento del Figlio Divino. Nelle raffigurazioni medievali, l'agnello mistico costituisce la glorificazione del sacrificio volontario dell'unico Redentore del mondo e del sangue prezioso versato sulla croce, adorato dalle genti. Non meno importanti e meno numerose sono le formule e i passero veterotestamentari che si servono dell'agnello per far richiamo in maniera prefigurativa alla figura del Messia. Già il profeta Isaia, 200 anni prima della venuta del Messia, scriveva: era come l'agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Non è un caso che il ruolo dell'agnello come vittima sacrificale per la redenzione dei peccati umani sia utilizzato già dagli ebrei, che attraverso il sacrificio di un agnello all'antico tempio di Gerusalemme ottenevano il perdono dei propri peccati. Ora diamo alcune immagini rare dell'Agnus Dei, iniziando dall'Agnus Dei dipinto in cristallo, seguito dall'Agnus Dei realizzato in mosaico bizantino, poi l'Agnus Dei della cripta del Duomo di Anagni ed ultimo Agnus Dei nella chiesa di San Nicola in Ceccano. L'Agnus Dei di San Nicola viene riscoperto nell'anno 2000 dalla dottoressa Anna Paola Garberini durante il restauro del rosone centrale, inserito in uno spazio circolare di colore rosso, delimitato da una fascia di losanghe verdi. L'agnello è raffigurato con l'asta e la croce depotenziata.
Di certo, questo è un frammento preziosissimo che ci conserva la vasta concezione degli affreschi della chiesa di San Nicola, nella prima costruzione romanica della sua struttura più antica. Della prima volta, sì, perché attualmente, come diceva la dottoressa, sono presenti i sali che hanno poi. Avanti, avanti, ok. Allora, quella tra l'altro, dico un inciso io, quella è nota magari come croce di Lorena, in realtà la croce patriarcale è stata un'altra delle croci, quindi un'altra tipologia di croci utilizzata anche dai cavalieri templari, questo così detto per inciso, insomma. Come ricordava Mario, abbiamo trovato tante in giro per il territorio dell'antica contea durante le nostre ricerche. Passiamo poi alla losanga a rombo che, entrando dal portale della chiesa di San Nicola, in fondo nella parete della navata minore di sinistra, si offre alla vista una piccola finestrella a forma di losanga, ossia di rombo. Fra gli elementi decorativi ricorrenti nelle costruzioni sacre templari, vi è certamente la figura geometrica di quattro lati della stessa lunghezza, cioè un quadrato rotato di 45 gradi, chiamata losanga o rombo. La prima figura geometrica in essa è un triangolo che per la legge della dualità si sdoppia in due triangoli uguali, uno che guarda verso l'alto, la natura divina del Cristo, e l'altro che guarda verso il basso, la natura umana del Cristo. Le due nature unite formano la losanga. Troviamo le losanghe come motivi negli affreschi delle chiese templari. Nella cappella templare di San Bevignate a Perugia abbiamo le parti basse delle pareti affrescate con motivi a losanga. Nella chiesa di Santa Maria del Colle Maggio, l'Aquila, la decorazione più cospicua e significativa è quella pavimentale, in cui compaiono losanghe bianche e rosse. Scusa, ti interrompo, anche qui un piccolo inciso. Questa è quella dove c'è la tomba di Celestino V. Qualcuno dice in realtà lì non è sepolto Celestino V, ma qualcuno di molto molto più importante. Ma a parte questo, è così una leggenda su cui sono state costruite altre leggende, tengo presente che la tradizione, la storia ci dice che a costruire Colle Maggio sia stato appunto Pietro dal Morrone, il futuro Celestino V. Beh, francamente, un povero eremita sia stato in grado di raccogliere i soldi per costruire una simile basilica, beh, io ci credo poco. Si dice anche che lui ebbe l'incarico da Gregorio X, Tebaldo Visconti di Piacenza, durante il secondo concilio di Leone. Al secondo concilio di Leone c'era anche il maestro dei Templari. All'epoca quelli che avevano più soldi in giro per l'Europa erano i Templari, quindi molto probabilmente sono stati loro che hanno finanziato la costruzione di Colle Maggio. Sì, sta prendendo piede, ma è anche la logica lo dice, insomma. Certo. È impossibile, esatto, l'abbia fatto Pietro dal Morrone, con tutto rispetto per Celestino V. Quindi non sarebbe. Una volta era ritenuto una specie di eresia anche questo, ma. Quindi prego, Alessio. E anche nella cappella templare di Cressac, Saint-Genis in Francia, le fasce di decorazioni che si incrociano alle figure dei cavalieri si dispongono in regolari rombi e losanghe, ripetute in maniera continua e ricorrente. Nell'abbazia di Casamari il rombo è posto significativamente nella sommità della bifora di una finestra della sala capitolare. Poi nella chiesa di Santa Maria di Sepolto, queste sono le due immagini. Questa è Santa Maria di Sepolto, in cui il rombo o la losanga è utilizzato ampiamente in più versioni. La prima versione, nello stesso modo in cui si vede nella chiesa di San Nicola in Ceccano, cioè con una piccola finestrella che cattura un ampio fascio di luce, o come decorazione esterna in cui è possibile notare la croce templare inserita all'interno del rombo, che sia San Nicola, molto simile. Ugualmente interessante è la serie di losanghe poste sulla facciata della chiesa di Santa Maria Maggiore a Monte Sant'Angelo. Poco visibili, ma comunque sempre sulla facciata sono presenti. Ora passiamo alla bifora. La bifora di San Nicola, completamente difforme dal resto delle aperture originali, è molto intrigante per il suo senso di leggerezza e di raffinata eleganza. Di certo la composizione della piccola bifora di San Nicola richiama in qualche modo dei simboli arcani ed a prima vista inspiegabili.
Nella successione delle immagini della sezione che stiamo verificando, notiamo la prima bifora composita di disegni trilobati della cappella del coro di Amen della metà del XIII secolo, poi la bifora di Carcassone e le bifore del Firenze del Palazzo Papale di Avignone. Allora, tra l'altro, questo viene chiamato il simbolo della triquetra ed è anche un simbolo grafico per rappresentare la Trinità, praticamente, perché sono tutti i simboli grafici del Padre, il Figlio e dello Spirito Santo, praticamente. Poi, se osservate il triangolo con la punta verso il basso, ce l'ha fatta vedere prima sempre il professor Giovanni Feo, che è anche un simbolo femminile, tra l'altro, al contrario di quello con la punta verso il basso, verso l'alto, che è il simbolo maschile. Quindi vedete come tornano praticamente le simbologie. Cioè, stiamo nominando adesso, e anche prima il professor Feo ci nominava delle località lontane da noi, e guarda caso gli stessi simboli li troviamo qui a Ceccano nella Contea. Avignone. È sempre Avignone. In questa, dal confronto con queste importanti realizzazioni possiamo ipotizzare con un buon margine di sicurezza che la bifora di San Nicola in Ceccano abbia legami diretti con la produzione francese ora illustrata. La bifora di San Nicola, con la sua rosa suggestiva inserita nella base, verrà fra poco sottoposta a restauro, anche allo scopo di poter verificare con maggiore attenzione la sua lavorazione e i suoi fregi. Grazie mille per l'attenzione.